Ciao YouTube, benvenuti a un nuovo video. Oggi mi trovo con mia madre qui in Italia. L'inquadratura è fatta in modo da rispettare e da preservare la sua privacy, quindi non la vedrete, però comunque la sentirete. E lei è l'unica persona che ha conosciuto tutti e quattro i miei ex narcisisti, quindi le voglio chiedere quale impressione ha avuto nell'incontrare, nell'avere a che fare con loro. Il primo ragazzo non ho avuto modo di conoscerlo, anche se non mi trovavo d'accordo sul fatto che era più grande di Mara di diversi anni, il 10 anni. che non era poco, avendo lei 15 anni, per cui io ero sempre molto preoccupata Poi, la tra l'altro, notte. una cosa, lui mi ha anche mentito sull'età, perché questa poi è una caratteristica narcisistica di mentire, perché mi disse di avere molti meno anni e poi dopo un giorno mi aveva detto la verità. Poi, tra l'altro, mi aveva detto pure che era iscritto all'università, che non era vero niente. Vabbè, prego, continua. Per fortuna le cose sono andate in modo che Mara da sola l'ha lasciato. Beh, grazie, dopo quello che mi ha fatto, cioè, ci mancherebbe Dopo aver proprio. scoperto le magagne. E comunque, al di là di questo, la cosa che mi ha sorpreso molto di lui, a distanza di 14 anni, è stato un episodio. Mi arrivarono dei fiori verso Natale, con un bigliettino ambiguo in Questo cui accadde 2 anni fa, quindi erano 12 anni dopo che l'ho lasciato. ricordo. Sì. E quindi con un bigliettino ambiguo in cui si diceva, veniva scritto solo il suo numero di telefono. No, io l'ho letto il biglietto, ti ricordi cosa disse? Disse: non ti ho mai dimenticata, una stupidaggine del genere Però praticamente. non esplicitando il nome, mi pare, non No, non mi vorrei. ricordo perché poi quando io sono tornata dagli Emirati, sono venuta qui, ho letto il biglietto e l'ho stracciato subito, quindi Vabbè, non. insomma, io non sapendo chi fosse, ho chiamato quel numero e mi ha risposto lui, finalmente ho capito di chi si trattasse. Ah, beh. Questo è. A prescindere da questo fatto, dopo tanti anni lui voleva ritornare per stare insieme a Mara e fece moltissimi approcci e tentativi su Sì, ha Facebook, provato di tutto e di più, ha provato su insomma. Facebook e ha provato anche nell'email personale, perché poi fortunatamente il numero di cellulare l'ho cambiato nel tempo, perché sennò avrebbe provato subito lì. Vabbè, Di questo ragazzo italiano conservo poca memoria, ovviamente, prego. Meglio per te. per i motivi citati prima. Invece, per quanto concerne gli altri tre, dunque, del primo l'impressione è stata alquanto normale, tranquilla da parte mia. Un ingegnere giovane, manager, Devi pure vedere se fosse vero. che ho incontrato. E con cui sono andata a cena una volta Cioè. e che comunque non è che mi entusiasmasse molto, dico la verità, sono sincera. È un ragazzo apparentemente normale, Quando è apparentemente. arrivato il conto del ristorante ha fatto una faccia, ti Ma ricordi? io volevo pagare. Lo so che tu li pagavi, però lui tra l'altro non ha neanche cenato per risparmiare soldi perché era particolarmente tirchio. E quindi praticamente abbiamo mangiato soltanto io e lei e lui si è preso solo da Io fumare, mi da sono. bile. Vabbè, ad ogni modo, lasciando perdere i dettagli di quello che è stata la cena, altri episodi, il libro che ha chiesto a te in Ah sì, io gli ho fatto dei prestito. regali, non ha mai fatto niente, si è preso un libro in prestito, non me lo aveva più ridato, sono dovuta andare io a È una prenderlo. duplice personalità del soggetto che non è ben individuabile, Ma quindi insomma. ha degli aspetti un po' misteriose, non sono state Vabbè, diciamo anche evidenti. che aveva una natura ambigua anche a livello di orientamento sessuale, però di questo ne parlerò in un altro video, cioè sembrava essere un po' bi. Vabbè, tu lo sai perché te l'ho anche detto, quindi. Invece il secondo è stato proprio la ciliegia sulla Non è il torta. secondo, è il terzo. Il terzo, vabbè, il terzo mi piaceva, l'anticipo. No, quello è il quarto. Ah, il quarto, già, perché il Sì, primo. il primo è quello italiano, Perché lo quindi. ignoro Il sempre, terzo non è avendolo quello che ti stava conosciuto, particolarmente simpatico, ti non ricordo. avendolo conosciuto direttamente, il primo, allora passo direttamente agli altri Vabbè, parla tre. del Vabbè, terzo, diciamo, dai. il terzo, secondo la sua catalogazione, Quella è. è
stato il peggiore, sì, a parer mio. Vero. Ambiguo, falso, ipocrita, conosciuto anche qui in Italia, oltre che a spese mie, vabbè. Ingegnere, lavoratore, per carità, assolutamente, con una grande famiglia alle spalle. E che famiglia, ragazzi, manco i cani. Tipica famiglia dei posti. Ma insomma, una famiglia un po' di ignorantoni, vabbè. Era padre ingegnere, ma la madre no. La madre non aveva proprio studiato. Il padre penso fosse ingegnere, era una persona. Vabbè, lasciamo di entrare nei meriti. Vabbè, lasciamo culturali. Perdere. Andiamo nei meriti della persona. La persona si è dimostrata molto vile. Venendo qua litigato con Mara, pur essendo stata ospitata da noi, l'ho voluto riaccompagnare alla stazione, gli volevo dare il ben servito dopo il litigio furibondo che si è svolto. Mica solo uno, dove... quello è stato il peggiore. Vabbè, quello per cui io sono stata chiamata in causa. Vabbè, comunque io di questo non ne ho parlato perché sono cose un pochettino private. Allora, sì, vabbè, ad ogni modo poi l'ho conosciuto anche sul posto. E devo ammettere, e devo dire con tutta onestà, che non mi è mai piaciuto né qua e né là, perché nascondeva una doppia faccia. Mi voleva far conoscere sua madre a parole durante la cena, poi a un certo punto questa madre è svanita nel nulla. Ma per fortuna, per una fortuna, madre non assolutamente, per una serie di motivazioni legate a questioni di salute ospedale. A me non ha fatto altro che piacere, perché io non lo vedevo di buon occhio né il matrimonio eventuale che io paventavo. Ed è stato... No, perché lui era proprio fissato con la cosa del matrimonio, si era proposto il primo mese che stavamo insieme, poi diverse volte mi ha preso in giro, mi ha fatto pagare. Sarebbe narcisista, ma lo sa meglio di me che il matrimonio. Lo so. Il matrimonio nasconde... Si chiama future faking, quando ti fanno delle promesse per mantenerti nell'ambito della relazione e farti credere che loro siano seri, che abbiano intenzioni serie, tutte balle. Io poi non riuscivo a lasciarlo, lo sai bene. I pianti, le sue tensioni, le difficoltà, i litigi avvenuti anche a casa sua, insomma una serie di cose molto sconvolgenti che si sono trascinate per 2 anni, sì, e che hanno inficiato il suo rapporto, il rapporto di lavoro di Mara con il datore di lavoro, per cui Mara, dopo il mobbing avvenuto successivamente a questo episodio del matrimonio eventuale da parte del suo capo, è stata costretta volontariamente a lasciare il lavoro. Perché non vabbè, anche perché il mio ex capo era narcisista pure lui, e io fidandomi che fosse amico eccetera, perché aveva pochi anni in più di me alla fine, gli ho raccontato alcune cose, anche perché lui me le chiedeva, quindi ho raccontato delle informazioni personali, ho detto sai forse mi sposo eccetera eccetera, e quello poi ha rovinato tutto. Però vabbè, meglio. Però forse ha risolto tutto non volendo, perché non vediamo solo il male. Vabbè, certo. Per concludere, il quarto in verità era quello che mi piaceva di più. Un uomo gradevole, di gradevole aspetto. Ma non esageriamo, mo, vabbè, dai. Rispetto agli altri. Ma no, quello è il terzo, era più carino, dai. Ma a me non piaceva. A te non piaceva, che c'aveva un po' la camminata da scimmione, ecco perché non mi piaceva, un po' di muscoli, però era un bel ragazzo alla fine. Okay, yeah, il quarto non era tutto sto che, dai. Ma ingegnere, studiato all'estero, tutta sta roba qua. Sapeva malissimo l'inglese, tra l'altro. Un affabulante, un uomo che riusciva attraverso il linguaggio e la parola, e non solo, con l'atteggiamento pure fisico, a confondere le persone. E era un attore, un grande attore, riuscì a declamare dei versi pari inventati da lui, tradotti dall'arabo. Io ho le dubbie, perché lui praticamente sì, ha recitato una poesia quando lei, mentre stava in macchina, ci accompagnava, sì, e recitava con enfasi questa poesia, tanto da farmi credere che era un uomo sentimentale, mi ha portato un mazzo di fiori appena venuto a prenderci sotto casa, ha fatto salire in mare, ci ha portato al più bel locale, uno dei migliori, credo. L'ha fatto vedere un video. Tutto ciò che serviva a creare un'atmosfera e a gettare fumo negli occhi nella madre. E non solo a te, anche a me. Comunque ci è riuscito molto bene, perché a te poi è piaciuto. Quello e ti è dispiaciuto pure quando io l'ho lasciato. In un certo modo, dico, questo è il quarto.
Beh, ma non è il quarto, in realtà ce ne sono altri, però Vabbè, sono, almeno sono empatici quelli lì, quindi non li però almeno contiamo. normale, di che il quarto Il quarto narcisista. narcisista, ebbene, volevi che ci Ma io non lo restassi. sapevo, Manco io lo scusami. sapevo, l'ho scoperto praticamente l'ultimo mese che poi l'ho Io non ho lasciato. avuto questa esperienza narcisista, È un po' per te, quindi. guarda, ti devo dire. In sintesi è stata questa la mia esperienza come madre, che ha saputo di rimbalzo alcune cose, che Mara le tiene molto per sé le cose, Vabbè, non è giustamente. vero, io ho fatto No, l'affidamento. all'inizio, quando ovviamente il Vabbè. rapporto può essere ondivago, non stabile, ancora non conosci la persona, il soggetto, quindi non puoi mettere una madre Ma contro. perché quando si è in una relazione del genere, in realtà ci si rende conto che certi comportamenti sono anomali e si tende poi a coprirli perché ci si vergogna di raccontare la realtà dei fatti. Quindi io Facevi molte cose non te le dicevo. bene, ho Perché sofferto sennò di te li meno. mettevo pure contro, però Oh, dopo insomma ho raccontato tutto, ho quindi. sofferto meno, e per fortuna, Beh, ci perché. mancherebbe. Allora, ci siamo fatti una bella chiacchierata, noi vi ringraziamo della vostra attenzione e ci vediamo poi molto presto in un prossimo video. Grazie.